D'Ottavio, nei giorni scorsi c'è stato l'ultimatum da parte di Fratelli d'Italia alla Lega per quanto riguarda il cammino che porta alle elezioni, in particolare per la scelta del candidato sindaco. Cosa pensa invece Forza Italia? È d'accordo con l'ultimatum? L'ultima riunione l'altro sabato, con cui poi ci eravamo sentiti con Fratelli d'Italia il lunedì, e in pratica la Lega aveva questa settimana di tempo per esprimere il candidato, no? Penso che lo farà domani, perché scade la settimana su domani, e penso che lo farà domani. Però a prescindere tutto, a parte mi ha un po' sorpreso la conferenza stampa dei Fratelli d'Italia perché non ero a conoscenza, però pazienza, diciamo, non succede nulla, servirà da stimolo. Io in questi momenti preferirei sempre lavorare, diciamo, all'interno delle forze politiche e esternerei il meno possibile, no? Perché poi si va a creare confusione sia tra i nostri elettori che sia tra poi quelli che dovranno essere i candidati, no? Però comunque Forza Italia è da sempre che sta lavorando per il bene e per l'unione della coalizione. È anche vero che i matrimoni devono essere fatti sui contenuti e devono essere fatti che durino, in questo caso, 5 anni, perché non si interrompono dopo un anno e mezzo, no? E che non finiscono poi i consiglieri perché sono andati tutti via. Dottorio, il progetto di un Io centrodestra unito quindi è ancora possibile? penso di sì. Dall'ultimo, non subito magari, ma all'ultimo sicuramente si troverà una convergenza nel buon senso. D'Ottavio, tante cose sono cambiate rispetto al progetto originario di un centrodestra unito, in particolare Massimiliano Grasso, che era stato diciamo, individuato come possibile candidato sindaco, che ha sposato in questo momento il progetto civico. Può essere ancora lui il candidato del centrodestra? Ora io non ne farei una questione di nome e cognome, noi non abbiamo mai detto non siamo con Massimiliano o stiamo con la Ricetti o siamo con Zappacosta, noi abbiamo detto noi vogliamo qualcuno che rappresenti il più possibile un centrodestra unito. Non è che ho messo in campo Frascarelli, c'ha tutto il diritto Frascarelli per sindaco, devo sempre più voglia tutti, ha raddoppiato i voti degli altri. Di che cosa stiamo parlando? No, però non è così che si impostano le partite, soprattutto se si vuole andare a governare una città complessa come ci resta.